Buonasera a tutti, ben ritrovati con Podismo Atletica Fabio Sinatti. E Moreno Sinatti. E quest'oggi, Moreno, parliamo un po' dell'annata appena, diciamo, quasi conclusa per quanto riguarda il circuito del Gran Prima, direi al 99% anche tutte le gare delle podistiche, campestri, atletica leggera e quant'altro. Beh, c'è da dire che sì, l'atletica leggera adesso è un po' Fuori luogo, fuori insomma. luogo, sì, parleremo di indoor verso gennaio, febbraio, però ecco, adesso sicuramente ci sono anche alcune maratone da fare, qualche mezza maratona e poi inizieranno le campestri. Ecco, qui fra l'altro iniziamo proprio con la Befana Campestre, una delle prime gare del 2017, in cui vediamo una giornata fredda ma al tempo stesso bella da un punto di vista anche climatico e direi con grande successo, che si ripeterà anche Sì, quest'anno. anche quest'anno il 6 di febbraio, il 6 di gennaio ci sarà la solita Befana Campestre, che sarà la terza prova del Gran Prix Toscano di Corsa Campestre e anche la prova del campionato toscano di CSE. CSI, sì, quest'anno si è inserito proprio recentemente anche il discorso del CSI dopo il campionato italiano di corsa su strada svoltosi ad Arezzo il 20 di ottobre e direi che è un'altra associazione di enti di promozione sportiva che sta entrando a pieno titolo con tanti partecipanti a queste competizioni. Ma c'è da dire che il percorso sarà questo qui, potrà cambiare di una virgola, insomma, ecco, però all'incirca il percorso rimane sempre quello solito, un bel percorso visibile da tutti gli spettatori, quindi ecco, speriamo sia una Una bella bella giornata in giornata in questa questo maniera, modo, sì. quindi. Ecco, direi che fra l'altro la presenza si prevede massiccia come lo scorso anno, anzi addirittura proprio Dovrebbero con essere qualcuno in l'inserimento, più, sì. esatto, con questo discorso anche del CSI di avere qualche numero più alto, ma comunque Sì, diciamo che anche lo comunque scorso anno quasi 500 intorno ai atleti, 500 atleti, quindi dico, veramente un grande suddivisi, sì, successo. suddivisi in varie partenze, però ecco, insomma, il percorso, cioè, il percorso non permette grosse partenze perché, come Grossi vedete, numeri, è diciamo grosso, così, sì, ecco grosso sì. perché è abbastanza stretto, poi è circoscritto 1,5 km, E quindi. comunque viene selezionato perché ci Ah, sarà una sì. gara per amatori, poi per quanto riguarda la gara, diciamo, il settore giovanile e promozionale, Le ci sarà una donne, sì. gara del settore, diciamo, anche assoluto, sia maschile che femminile, quindi sicuramente sarà veramente un pomeriggio che inizierà alle 2 del pomeriggio, poi proseguirà con le, diciamo, le gare fino alle Sì, ecco, 4 e mezzo, quindi. questa è la gara assoluti che dominarono i due ragazzi di Livorno, fra i quali dopo ci fu anche Niola che fece una bella gara, mi sembra arrivò terzo, quarto, quinto. Però ecco, insomma, ecco, come vedete il L'aspettano un percorso. pochino tutti, poi fra l'altro questi cross, perché sono le prime avvisaglie per quanto riguarda i campionati di società, che poi quest'anno saranno diciamo a Bucine, e qui è un'altra prova del campionato provinciale organizzato da Faltoni per quanto la freerunner per quanto riguardava proprio i campionati provinciali di corsa campestre, che quest'anno Saranno utilizzerà gli campionati staffetti. staffette, quindi sia Quindi Arezzo sicuramente con tre prove di cross direi importanti, campionati, il Gran l'ultima prova Prix. del campionato società, che è quella più importante, quella dove ci A sono fine tutti, da febbraio a ragazzi, Bucine. sì, ragazzi, cadetti, allievi, insomma, ecco, ci sono tutti, ecco, si prevede lì una grossa partecipazione. Ecco, io direi che il cross comunque è sempre stato un po' l'anticipazione dell'atletica leggera in tutti i sensi, sia per quanto riguarda la pista sia per quanto riguarda la strada. E non a caso ha un fascino suo particolare, perché al di là, diciamo, delle difficoltà che può creare il cross, però è allenante nei confronti, diciamo, degli atleti che poi praticano attività sportiva agonistica come l'atletica leggera e come ovviamente la corsa su strada. Sì, no, c'è da dire che ecco, il cross è bello fatto in condizioni in questo modo, condizioni luminose, cielo terzo e il A terreno così. volte è capitato anche questo, ora quest'anno è stata, diciamo, forse abbiamo avuto più fortuna rispetto a qualche annata in cui, per esempio, Sì, la si Befana Campestre era. affondava, sì, ci lasciavano le scarpe qualche Ecco, volta. esatto. Quest'anno ancora non si sa perché ancora manca un mese circa, quindi è da vedere. Speriamo che sia il tempo bello e il percorso asciutto perché sarebbe più. Cioè uno corre meglio, più Più spettacolare, spettacolare, sì. anche se chiaramente il cross viene proprio Dal fango, dal campo, diciamo, cross country, la campagna, quindi. esatto. Però, Dai ecco. percorsi anglosassoni, che sono chiaramente molto molto lenti, molto pesanti, e quindi da lì venivano Sì, ma fuori poi infatti atleti. adesso sono tutti abituati nei prati, invece prima erano a mezza campi che uno ci lasciava, cioè ci affondava fino al ginocchio molte volte, quindi quelli erano allenati per questi. Ecco, questi sono allenati uguali, però quelli erano molto di più. Ecco, direi comunque sia che è stato un po' l'inizio del 2017 del Grand Prix, che poi
ha dato risultati importanti perché ben 37 gare nel Grand Prix 2017 e il 2018 si sembra quasi che sia una fotocopia proprio del 2017 con le conferme di tantissime Se gare. ancora siamo incerti se inserire alcune gare oppure no, perché tutti si lamentano che sono un po' troppe le gare e poi Poi dopo. dopo diventa difficile poterla annullare quella, eliminare quella, eliminare quell'altra, quindi diventa un po' problematico. Comunque sia, diciamo, le prime tre gare sono già certe perché sarà il 26 di dicembre a Terranova Bracciolini, il 1° gennaio San invece il Giovanni. Capodanno di corsa e la Befana Campestre. La quarta gara che era stata programmata per Montepulciano può darsi che slitti all'8, sì, esatto, la quinta gara Ecco. che slitti all'8 di aprile, mentre il 14 a Firenze invece il trofeo A Sasi Grassina. a Grassina. Quindi queste saranno le poi ecco, gli appuntamenti, le prime quattro gare del Grand Prix 2018. E qui intanto vediamo la prova invece dei campionati, la prima prova dei campionati di società a Pietraviva, quella a Pietraviva, Pietraviva, sì. che quest'anno sarà prova, diciamo, La seconda gran prova, gala, la sì. seconda prova. Quindi l'anno scorso anche qui giornata stupenda, spettacolare. Ovviamente se le condizioni mantengono così diventa bello anche quest'anno. Ovviamente se fosse tempo cattivo qui diventa un pochino problematico perché effettivamente in alcuni tratti potrebbe essere anche abbastanza pesante, non in questi tratti di pianeggiante Sì, ma discesa, ma nella questa parte più discesa, vasta, però, esatto, a forza di di passarci passarci potrebbe sulla essere curva, poi dopo comincia ad essere un po' problematica la cosa. per Ecco, queste comunque curve, sia sì. sicuramente molto ampio come spettacolo, quindi la possibilità di accogliere tanti partecipanti senz'altro ci sarà in questa occasione. Quindi direi questa è l'ultima prova del campionato di società, quindi l'ammissione poi per i campionati italiani Che ancora non si di sa corsa campestre che ancora non cosa sono sia, stati non è stato assegnati, non assegnato, sono sì. stati, sì, quindi anche lì è tutto da vedere, mentre quelli master saranno a Lucca e quindi perché no, alcune società aretine possono essere presenti visto che sono vicine rispetto agli scorsi anni. Abbastanza vicino, il 4 marzo a Lucca, quindi La sarebbe settimana successiva a questa prova qui, mentre la settimana ancora dovrebbe essere per l'11 i assoluti. campionati assoluti. E qui intanto vediamo ecco, le concorrenti con alcuni anche ostacoli messi appositamente, in questo caso qui, ma già di per sé la gara è abbastanza Sì, perché impegnativa là c'è la perché c'è salita e salita. discesa, quindi diciamo è abbastanza tosta ecco, da un punto di vista anche agonistico, ma direi che comunque sia permette anche qui di mettere in evidenza soprattutto le caratteristiche degli atleti, quelli più accreditati, quelli più forti, insomma, ecco, in questo Sì, anche caso. perché non essendoci più il cross corto, adesso sono tutte sul cross lungo, quindi C'è un concentramento, diciamo, di parte di molti concorrenti con velocità più o meno acquisite, insomma, ecco, quindi vediamo un po'. E qui siamo tornati un po' sulla alla strada. strada e qui siamo alla Strasimeno, ecco, qui Una dicevamo. giornata anche questa, una giornata a partenza con l'acqua, arrivo con l'acqua proprio. Io, una Quindi una giornata. giornata fredda al Sì. tempo stesso, fra l'altro mi ricordo che ci fu anche il Calille che ebbe proprio una forma proprio di assediamento, Assideramento, quindi ecco, c'è stato sicuramente delle situazioni non belle e purtroppo ahimè quando il tempo è così pessimo ce li mettono un pochino tutti, ce li mettono gli organizzatori, gli atleti, lo spettacolo in sé per sé, anche se poi alla fine lo spettacolo c'è sempre sì, perché. perché i concorrenti sono tantissimi, però ecco, correre in queste condizioni, cioè, il problema, come dico sempre io, è partire. Una volta partito te la cavi un pochino, ma partire già sotto l'acqua, il riscaldamento, non puoi fare il riscaldamento fatto bene, quindi insomma è un handicap Ecco, per qui vediamo l'organismo. Refi Mirko che già, diciamo, era fra i protagonisti del Grand Prix, ricordiamo è stato il vincitore di questo Grand Prix 2017 davanti a Giacomo Ragazzini che l'abbiamo visto in precedenza, poi la sorpresa sicuramente Massimo Campani, l'atleta della Nascita Montevarchi, che non ha perso una gara, 37 gare, quindi gli ha permesso di passare, diciamo, al terzo posto, mentre Leonardo Fatichenti, che era in testa fino alla penultima Fino alla prova, prima della mezza maratona. esatto, era in testa, poi diciamo disertando per motivi fisici la mezza maratona e poi la Corri Puglia, chiaramente ha perso il Grand Prix, ha Se perso non ha fatto le comunque. ultime tre gare, non facendo le ultime tre gare è arrivato settimo di categoria, quindi insomma per dire, specialmente le ultime gare erano quelle più importanti, con col punteggio maggiore, Certo. quindi. E fra l'altro abbiamo un pochino adottato un po' un sistema per quanto riguarda il prossimo anno, cioè il 2018, in cui verranno fatte tre gare verranno, diciamo, selezionate per essere scartate nelle prime tre ottave di gara. Quindi la ottava viene scartata una gara, nella
dalla 9 alla 16esima e dalla 17esima alla 24esima. Inoltre verranno modificati un po' gli assetti delle gare per quanto riguarda il Punteggio. punteggio, sì, per quanto riguarda la categoria, la gara A e la gara B. Significa che in quel caso lì ovviamente permettono di avere più o meno punteggi acquisiti in certe competizioni senza sballare più di tanto. Qui intanto siamo passati alla mezza maratona del Casentino, direi anche questa qui una gara che ha visto una presenza importante di partecipazione Tutta la pista ciclabile lungo l'Arno, lungo l'Arno, quindi è stata sicuramente anche questa positiva, ecco, una giornata diciamo all'inizio della primavera che ha visto tanti partecipanti, ma soprattutto preparare un po' la gamba per alcune maratone che in quel periodo lì si potevano, diciamo, realizzare. Ecco qui vediamo proprio questo gruppo che poi volta per volta ovviamente si assottigliava a seconda delle caratteristiche. C'era un percorso da 10 km e uno da Sì, 20 km, quindi 29, sì. ecco, era una gara diciamo non ovviamente Omologata omologata, fino a, sì. perché per fare le mezze maratone, anche se viene chiamata mezza maratona del Casentino, qui intanto vediamo faticanti ragazzini che in quel periodo stava andando molto molto bene. Ecco qui distaccato invece un pochino Refi, che poi È un andare, a lunga sì. andare è riuscito a recuperare anche le posizioni diciamo perse all'inizio. Mentre abbiamo visto la Bellardinelli che invece era partita fortissima, poi mano a mano anche lei ha avuto qualche intoppo, qualche Ha fatto situazione, meno gare, fatto meno gare, quindi è saltata, non è entrata neanche nel podio della categoria. delle prime tre assolute. Abbiamo visto anche la Mattesini che poi anche lei è infortunata, era partita molto bene, era partita, poi ha avuto difficoltà. Insomma, ecco, è un anno particolarmente difficile e impegnativo da parte di tutti gli atleti perché reggere 37 gare non è così semplice a Vabbè, certi livelli, sì, soprattutto. certo, sicuramente, certo, 37 sono tanti, però se vai costantemente tutto l'anno Esatto, senza bisogna strafare stare mai, attenti, sì. ovviamente non devi andare a cercare altre gare. Ragazzini, per esempio, è saltata la gara del Lago di Chiusi, altrimenti poteva veramente qualche volta avere delle chance importanti. Qui Fatichenti invece ha fatto la prima parte della stagione, direi molto molto brillante, molto positiva. Anche Christian Taras è andato molto bene, è andato poi, fra l'altro ha vinto anche questa prova qui, poi anche lui è mancato in alcune gare, poi si è dedicato alla maratona di New York, insomma Fatto un po' di anche lì ha pista, fatto un po' di, ecco, quindi chiaramente è saltato un po' di cioè non è che lui competizione. era partecipato al Grand Prix, ma non era, non voleva, cioè non, sicuramente non era un'intenzione seria di vincere il Grand Prix. Ecco, qui invece un'altra gara che sicuramente ha avuto un grande successo, questa Randei della corsa della Valdichiana a A San Zeno, San sì. Zeno, e qui è stata veramente una grande partecipazione, oltre 300 atleti, direi un grande spettacolo, ma soprattutto questi colori gialli che hanno dato sicuramente vivacità alla competizione anche nelle colline che sovrastano lì San Zeno, percorso che è piaciuto tanto, Sì, oramai è diventata una è abbastanza, ecco, come si vede adesso, questa è la impegnativa. salita che è impegnativa, ma non è impegnativa come le altre che ci saranno dopo. Ecco, direi comunque sia una delle gare che è entrata un po' nella mentalità delle gare più importanti della provincia di Sì, anche Arezzo, perché è una gara molto abbastanza, sì, premiata è anche, premiata, quindi, quindi e poi è spettacolare, è direi. bello, cioè il percorso è abbastanza impegnativo, però non è monotono, è un percorso che si fa bene, anche la salita scorre bene, la discesa c'è un tratto di 400-500 metri che è abbastanza, insomma, bisogna stare attenti agli appoggi, però dopo tutto va tutto bene. Però ecco, è una gara che sicuramente non crea problemi da un punto di vista della viabilità, ci sono insomma queste facilitazioni che ovviamente servono poi anche al funzionamento Certo, delle gare. quando devi pensare a meno cose, la cosa pensi più ad altre e allora viene meglio tutto. Ecco, diciamo che per quanto riguarda invece il Grand Prix, tornando un attimino, Moreno, Refi Mirko ha vinto davanti a Ragazzini a Campani. Nel campo femminile invece la sorpresa, ma non è più quasi una sorpresa perché quest'anno ha vinto anche delle gare in senso assoluto. Sì, effettivamente Nicoletta sì. Sanarelli davanti a Francesca Barneschi e Lachimina e Patrizia. Insomma, quindi direi due gare importanti anche quelle per quanto riguarda le cose. E poi qui la novità quest'anno, anche questa grande partecipazione di questa gara, Il la parco Parco corsa. Corsa, e qui vediamo ecco le immagini col drone viste dall'alto nel Parco del Pionta, sicuramente è Poi stato c'è uno stata la spettacolo. diretta anche di Arezzo TV, quindi era stata una giornata Un evento proprio, fra quelli più,
spettacolari più belli a cui si è assistito, ma poi una giornata direi da un punto di vista meteorologico fantastica. Qui vediamo ecco proprio le caratteristiche di questo percorso, un percorso molto vario, con proprio delle cose più strane in cui il Parco del Pionta è riuscito a suscitare anche interesse nei Sì, c'è confronti stato delle... inizialmente un po' di critica per l'imbottigliamento dovuto alla fase iniziale, ma il percorso era obbligato, doveva essere fatto in quel modo, quindi c'è stato un po' di imbottigliamento, però. Però direi che alla fine è stato uno spettacolo apprezzato un po' da tutti, proprio perché le caratteristiche di questa gara sono caratteristiche di variabilità anche nel percorso, anche nel paesaggio, insomma, che veniva diciamo, inserito. Qui ecco, siamo ancora nel Parco del Pionta, ma poi c'è stato il Parco Ducci, diciamo, il Prato, Prato, Villa Severi, il Parco Pertini. Pertini, insomma, quindi direi. Questo avvicendamento ormai la Parco Corsa è diventata un habitué, fra l'altro sono 17 edizioni, iniziata proprio nel 2000, ma direi con grande vivacità, quindi spettacolarità. E l'anno prossimo sicuramente penso si ripeterà sempre lì al Parco del Pionta con alcune Ecco piccole che sì, varianti variante che sulla ci potranno partenza essere, sicuramente sì. per Ci cercare di potranno essere queste, evitare l'imbottigliamento. quindi la partenza anche da Via Vittorio Veneto potrebbe essere, questa è una delle possibili iniziative proprio per rivalutare un po' tutta la zona di Saione, Ci quindi stiamo ecco già studiando, quindi. lo sport, diciamo, in questo caso la corsa può essere anche un motivo di interesse, ma soprattutto sociale nei confronti anche delle varie manifestazioni che ci sono. Qui intanto vediamo proprio una zona che va verso il Verso il prato. Prato, insomma, ecco, quindi sicuramente una gara lunedì di Pasquetta che ormai è diventata fissa nell'habitué dei podisti. Al di là di coloro che vogliamo Graziani, che poi nella parte finale Che della la parte stagione della stagione è andato molto forte, è ha dominato, andato qui ancora si è fatti, in ha fatto fase tutta la preparatoria. stagione, Non riescono a tenere tutti infatti. allo stesso livello, insomma, ecco, diventa un pochino più complicato, che siamo ancora Il al Prato, Via Bozzi mi sembra questo. quindi esatto, qui siamo al Prato, si riscende Si giù, si riscende giù, sì. riscende e direi anche qui, ecco, grande spettacolo anche da parte No, dei... c'è da dire che questa gara qui l'amministrazione ci ha voluto bene, nel senso ha chiuso le strade, ha cercato proprio di Ha limitare al permesso, massimo diciamo, a tutti i che si concorrenti di svolga la poter manifestazione in correre sicurezza. in sicurezza, ma come è avvenuto anche per la scalata al castello, La come è mezza avvenuto per la mezza maratona. maratona, insomma, quindi bene o male entrano un po' nella filosofia. Ecco, qui vediamo questo scenario bellissimo del parco di Villa Severi, che sicuramente è un altro dei parchi stupendi della città, che devono essere rivalutati anche da un punto di vista proprio della conoscenza, ma È un soprattutto parco della partecipazione. abbastanza giovane ancora, quindi rispetto al Pionta e al Parco Pertini ancora deve crescere. Ecco, qui c'è l'arrivo di E Cannucci Cavinto. qui ecco, diciamo che è stata probabilmente una giornata stupenda da un punto di vista proprio anche della presenza della gente, poi lo spettacolo intorno, la musica e Sì, quant'altro. Insomma, c'era ecco, Zumba, la Zumba andavano, sì. quindi direi che è uno spettacolo i bambini che giocavano nel parco, quindi insomma, ecco, a questo punto qui è una cosa importante. E poi siamo passati ai campionati di società di atletica leggera, anche qui un altro grande evento che ha visto ad Arezzo. Due volte addirittura, primi di maggio e la fine di giugno, per quanto riguardava i campionati. Qui purtroppo il tempo non ci ha assistito, anzi sono state Le partenze due erano giornate. favorevoli, le partenze finali della serata sempre acqua, 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 acqua. E quindi però ci sono stati anche risultati importanti a livello anche nazionale, è stato uno diciamo, degli appuntamenti di Sì. campionati di società più Era prestigiosi presente la d'Italia. staffetta 4% femminile, quella che faceva i nazionali, quindi la nazionale. E fra l'altro dobbiamo dire fin da adesso che il 2018 sarà un altro grande appuntamento per quanto riguarda Arezzo, l'atletica leggera in particolare, con i campionati italiani master proprio di atletica leggera, 3 giorni, 28, 29, 30 giugno, 1º luglio, quindi saranno 3 giornate importanti con oltre 4.000 presenze ad Arezzo, quindi sicuramente ci sarà un'invasione da parte di atleti provenienti un po' da tutta l'Italia e che abbiamo visto già lo scorso anno. Portare ad Arezzo tantissime Questa è la persone finale e dei qui 100 metri, che ci sono vediamo quei quattro veramente grande atleti. spettacolo anche della atletica leggera che sta entrando nella vitalità degli aretini anche come conoscenza, come capacità, come competenze anche organizzative di questa disciplina della atletica leggera che per molti versi alcuni l'avevano un pochino quasi dimenticata. E perché no? Ci potrebbero essere anche qui i campionati di società prima della gara dei campionati italiani. Pertanto un'opportunità doppia per Arezzo per avere veramente
un punto nevralgico nel centro Italia dell'atletica leggera. Insomma, ecco, quindi diciamo ci sono tutti i presupposti perché la vitalità, la vivacità retina possa espandersi anche nel campo dell'atletica leggera, non tanto sulle corse su strada che abbiamo visto già ormai abbastanza acquisita e già funzionale, insomma, ecco. E qui abbiamo avuto veramente anche dei atleti forti a livello internazionale che sono stati partecipi di questa competizione. Poi vediamo nella serata, purtroppo, ahimè, come dicevamo, il tempo non è stato, diciamo, dei più clementi, a volte anche pioggia torrenziale c'è stata in certi istanti, però siamo riusciti a superare anche questo momento difficile dell'organizzazione. Il sabato e la domenica tutti a fine serata, no, a fine serata, a metà serata cominciava a piovere e poi dopo ha ripiovuto a settembre, cioè, ha Sì, sì, piovuto, sì. E non ha più ripiovuto. qui ecco le prove anche del lancio del martello per quanto riguarda alcuni Era personaggi presente in questa importanti. occasione Vizzini, che è stato olimpionico 3-4 volte, quindi Sì. No, no, presenze e adesso importanti. è. Direi che questo ha fatto sì che anche l'appuntamento con l'atletica abbia portato personaggi di spicco. Ahimè, avevamo cercato i campionati italiani assoluti di portarli ad Arezzo, ma quest'anno si verificavano dopo i campionati europei, quindi erano, diciamo, quasi di secondo piano, pertanto non sono stati accettati per Arezzo. Mentre l'ipotesi ancora ventilata è quella che nel 2020 ci possa essere sede per Arezzo per quanto riguarda i campionati europei in Ostaglia, e quindi ne parleremo più diffusamente, ma ci sono dei buoni presupposti perché questo avvenga nella nostra città. Quindi ecco qui vediamo ancora l'atletica, quest'anno fra l'altro addirittura andrà a combaciare l'ultima giornata dei campionati italiani master Con con la la corsa corsa di di Ruscello, Ruscello, quindi quindi il trofeo Sestini. Dovremmo veramente fare salti mortali per cercare di realizzare due manifestazioni di un certo livello e ma anche sicuramente verrà di ritardata di una ricordo mezz'oretta quella di di Ruscello, Ruscello, per sì. cercare di Di poter essere lì fare e poter essere. entrambe le gare, insomma, quindi sarà l'occasione veramente di metterci a nuda prova anche per quanto riguarda questa organizzazione che ovviamente terminerà verso le 15 del pomeriggio per poi essere di nuovo dopo un paio di ore direttamente a Ruscello per realizzare quel trofeo Sestini che ormai sono 44 edizioni che viene fatta, quindi sarebbe un peccato non poterla realizzare. Di solito finisce con la 4x4, mi sembra, la Sì. manifestazione, quindi. Ora vedremo un po' il programma orario che verrà diffuso fra un paio di mesi a Sì, dir ancora è poco, presto, sì. quindi ancora siamo un pochino ai margini, ma intanto Però ecco. sappiamo già che gli alberghi, molte persone hanno già prenotato l'albergo in questa Per questa occasione, quindi. occasione, quindi sarà veramente il piano per Arezzo in queste 3 giornate in cui la città so che si sta preparando anche per realizzare la Notte Bianca come è avvenuta in un'altra circostanza, quindi è l'occasione anche da un punto di vista, direi così, commerciale di poter sfruttare questa occasione per realizzare anche oltre che l'evento sportivo, anche l'evento, diciamo, anche commerciale. Poi quest'anno cioè, qui dice bene perché la prima domenica del mese ci sarebbe anche la fiera Esatto, dell'antiquariato, quindi proprio sarà sarebbe. veramente il pieno di tutto. Quando troviamo il dottor Tommasini, che insieme al dottor Verni sono stati presenti alle nostre competizioni, che li ringraziamo tantissimo perché hanno seguito in prima persona gli eventi delle manifestazioni più importanti della nostra provincia, ma soprattutto le gare organizzate dalla nostra società. E qui ancora ecco, andiamo a incidere proprio sulle gare. Ecco, questo è Moussa Fall, addirittura l'atleta che vedete lì, C'era è Babbo, l'ottocentista, stato un ottocentista a l'ottocentista. livello internazionale, ma anche il figlio sta andando molto forte, sta andando, lo vediamo qui, poi dopo si infortunò leggermente in questa occasione, però ha fatto un'annata, direi, Credo particolarmente era partito dalle importante. campestre anche lui, poi dopo si è dedicato a 400 ostacoli, quindi si E lo vede che vediamo, c'ha un fisico anche giusto. una bella struttura, sì, quindi direi grandi risultati anche da questo punto di vista. E poi siamo passati chiaramente all'evento di primavera, quello Inizio estate, diciamo. esatto, diciamo che il primo evento importante su strada, la scalata al castello, che anche quest'anno ha fatto veramente centro, nel senso che ha avuto una partecipazione più alta rispetto a quella che avevamo programmato inizialmente, e poi ovviamente anche da un punto di vista tecnico, quella gara in circuito che ha visto tanti personaggi, la cui sorpresa, diciamo, non era una sorpresa, ma era una constatazione, diciamo, dell'atleta che poteva essere protagonista della competizione. Veniva da 3.000 siepi, quindi è uno che ha una gara abbastanza, se lo porti in volata come ha fatto, come è successo,
E dopo non c'è scampo. Ecco, qui intanto vediamo Corso Italia veramente con una presenza di atleti importanti, qui vediamo Monnani, insomma un altro degli atleti che hanno seguito costantemente le nostre competizioni, ma non soltanto lui. Direi che è stata un'annata importante anche per la città di Arezzo e non solo, ma anche per il movimento podistico. Addirittura Ma tantissimi atleti, tantissime, diciamo sì, persone si sono tesserate, hanno voluto sì, fare infatti provare le. specialmente nella mezza maratona, perché lì adesso, come sapete tutti, se non sei tesserato FIDA non puoi partecipare alle gare ufficiali, cioè la mezza maratona, maratona E fra 10.000 l'altro metri. dobbiamo dire che diciamo, la scalata del Castello del prossimo anno sarà sede dei campionati di società Rivolse a di Sustrada strada 10.000. 10.000 e quindi ci sarà una novità particolare che poi vi daremo più avanti, ma insomma ecco, ci sono già dei presupposti per poter fare una gara di un certo livello e completandola poi con la gara in circuito femminile a fine giornata insieme a quella maschile sempre a fine giornata, C'è da ma dire sarà anche seguita anche la gara. la gara femminile lo scorso anno, cioè quest'anno, è stata abbastanza Equilibrata, sì. importante perché non c'era una vincitrice subito in partenza. E, insomma, dopo, ecco, siamo soddisfatti anche perché di solito quella femminile veniva un po' più scialba. Quest'anno è No, sono venuta state due meglio. gare molto molto combattute fino alla fine, sia in campo femminile che in campo maschile. In campo maschile ovviamente la mancanza di atleti azzurri Italiani. che potevano essere Cioè, come comunque c'era Stefano La Rosa, sì, c'era Rascenti che Sheik che poi poi è dopo diventato azzurro a tutti gli sì, effetti, diciamo, è arrivato terzo, quindi ha ha fatto vinto il un campionato italiano di mezza maratona, quindi insomma, Esatto. ecco quello lì si vede, quello In di maglia mezzo. centrale con la maglia Era il bianca. numero uno, mi sembra, c'aveva. Sì, c'era il numero uno, Perché sì. l'ex vincitore è stato Esatto. vincitore 2 anni fa. E però qui la lotta serrata, vedete quello con la maglia blu, dico viola, che sicuramente era il personaggio da controllare, ma c'erano anche gli altri atleti presenti, forse maggiormente accreditati, avevano insomma intorno a 28 nei 10.000, e poi abbiamo visto come è andata a finire questa gara con una volata finale importante. Che, ecco, vediamo intanto Maio, un atleta che è stato protagonista anche in occasione della Maratona Città d'Arezzo, l'abbiamo visto proprio fra i maggiori a tirare la gara per cercare di raggiungere un risultato tecnico importante. Insomma, ecco, C'è quindi da dire che quest'anno, cioè, abbiamo cambiato il percorso, non della siamo scalata al andati a San Castello, sì. Siamo Francesco, ma stati più sicuramente bassi, molto più è molto più spettacolare. bello così. Sì. E poi qui ecco, siamo passati invece a Al un'altra gara, Giro quella del Lago di dei Chiusi. Gare Tutta Chiuse, quindi abbiamo passato un pochino il periodo l'estate, estivo, siamo a metà d'estate. settembre, siamo Siamo qui. andati, sì, siamo andati lì al Lago di Chiusi proprio per spaziare un po' tutte le gare, altrimenti sarebbero state 37 gare, sarebbero state tantissime, però anche questa è un'altra gara che sicuramente ha messo un po' a dura prova i concorrenti Sì, perché è nella abbastanza 18 km, lunghissima, vieni insomma, che dall'estate a fare una gara subito 18 km, perché poi non è Però una. molti, Sì, molti chiaramente la fanno queste gare, preparavano sì. Che per poi poter. non è. C'è la salita anche queste, sono due salite abbastanza impegnative, e poi dopo è da correre sul ritmo. Ci sono proprio queste due salite e poi il ritmo. Ecco, dicevamo intanto Moreno, per quanto riguarda anche le prime posizioni di ogni categoria, per quanto riguarda il Grand Prix, dobbiamo dire che nella categoria netti passa in prima posizione davanti a Tartaglini, Casi, Schicchi e Mori, il giovane Mori che quest'anno passerà ai colori della Polisportiva Pollicciano per quanto riguarda anche soprattutto le gare in pista, cross e quant'altro. Nella categoria B invece ha vinto Serboli davanti a Mazzarelli, Volpi, Fatichenti. Addirittura Fatichenti si è relegato al quarto posto nella categoria dal primo assoluto che era, e al quinto posto Lazzarini Massimiliano, con grande soddisfazione dell'atleta di Montevarchi che non sperava quasi di, cioè ce l'ha messa tutta, ha fatto 28 gare, insomma qualcuno ha cercato di evitare di non farla, però di farla, dico, ma non esito. Mentre vediamo Fatichenti che è andato veramente molto forte nell'ultima parte della stagione, è andato fortissimo. Nella categoria C invece Stefano Sinatti, che è riuscito a mantenere la sua leadership sempre alternando con Frontani che l'aveva lì, e poi la sorpresa direi Roberto Scioli della Menzana di Siena, che Sì, è ma lui stato è uno un dei è costante, è stato, lui stato non so quante esatto, l'ha fatte, penso l'ha fatte quasi ha tutte. fatte 36, quindi ne è mancato una, altrimenti poteva veramente, perché poi c'è una differenza di 300 punti, comunque se la poteva giocare, se la poteva, insomma, quindi Ecco qui Niola che vince a Chiusi, a Lago di ecco, Chiusi. dicevamo che invece nella categoria B Volpi Roberto, un'altra sorpresa per quanto riguarda questa gara. Quindi intanto siamo passati Sì, una alla passeggiata corsa alla di fiera. E passeggiata alla fiera, in cui vediamo abbiamo lì. visto il protagonista, Graziani che è subito in è testa alla andato molto partenza, forte. e dopo da lì in poi, anche prima, perché ha fatto anche un'altra mezza, è andato Molto forte è sempre andata. crescendo. Ecco, dicevo poi nella categoria C che dopo Scioli c'è Calabrò e Monnani.
al quinto posto. Poi nella categoria degli argento, Scaglia ha mantenuto la sua leadership davanti a te, a Moreno Sinatti, poi Ceccarelli Paolo, Taccari Mario e Lancillotti Giuseppe, che ha perso tanti punti, soprattutto nella mezza maratona, quindi ha avuto un po' l'handicap lì. Nella categoria degli oro invece Bignardi costantemente ha fatto 36 gare, ha battuto Blasi, Gibin e Sguerri. Sguerri purtroppo ha avuto qualche infortunio, quindi se no chiaramente era il protagonista principale di questa competizione. Nel settore femminile invece Banelli, Quanti sono Laura, sbagliati sulla salita qui sono praticamente sì, e poi Refi, Banelli, Surapaccini, Sileno e Fabianelli nella categoria F femminile. Nella categoria G Tiberi, Panfori, Belardinelli, Mariottini e Fabianelli Jasmine. Nella categoria H invece Sassi Antonella davanti a Bencini, Mascolo, Collini, Marraghini. Questi sono, diciamo, i primi 5 delle varie categorie, mentre nel settore dei giovani la vittoria è andata a Becattini Asia nel campo femminile davanti ad Antonio Irene, Baldi Vanessa, Cicerone Giada e Severi Clara. E nel settore maschile invece Fakhar Mohamed, Alessio Martini, Lorenzo Vallerani, Alessio Gialli e Francesco Refi e Matteo Vallerani. Quindi questi saranno gli atleti maggiormente accreditati che poi in occasione della festa del podismo delle 16 16. di dicembre saranno premiati presso la Polisportiva Policiano. Quindi ci sarà veramente una serata particolare con tante premiazioni per gli atleti maggiormente qualificati, ma non soltanto, tutti verranno premiati coloro che hanno fatto un minimo 10 di gare. gare, e quindi sarà veramente una serata particolare. Intanto vediamo Volpi che Siamo a insieme a Sanarelli. Sannarelli, E la Fabiana che ecco, dicevo Sannarelli è andata molto forte, mentre ha perso molte è arrivato gare, ha perso già perché ha perso le gare, perché sono non ha fatto le gare, cioè sì. l'importante molte volte è fare le gare. Inizialmente sì, ha perso diversi punti, quindi chiaro questo l'ha un pochino penalizzato. Qui intanto abbiamo Bilardinelli E che Accolai, questo qui è Accolai, era è un molto forte. argente molto forte, è campione italiano, quindi non è nessuno, è Certo. qualcuno. E qui intanto vediamo Alessandro Annetti che ha fatto una stagione, cioè, direi costante. Sandro Tartaglini che ha fatto delle gare, alcune veramente importanti, le ha fatte con risultati prestigiosi, altre un po' di meno. Vannuccini che anche lui è cresciuto tantissimo, è cresciuto in No, quest'annata. non è che sono cresciuti, ragionano di più, sicuramente sono cresciuti di testa, non di gambe. Le gambe erano sempre solite. Ecco, poi vediamo Rossi Rossi Lorenzo. Lorenzo, poi ecco qui vediamo Di Brandi e e poi Graziani sono primo e Graziani. secondo. Vediamo la grinta di Graziani che ormai lo conoscevamo da tempo, la sua grinta, ma quest'anno si è acquisito, Sì, cioè ma proprio poi. come hai detto te, sono maturati molto di più, ecco. E qui siamo invece al Memorial Gabriele Annetti, la penultima gara che facciamo vedere di questa annata di corsa. Direi grande successo Moreno, nonostante diciamo, tutti i scongiuri che potevano esserci in questa gara con il problema di Sì, lo qualche scherzetto errore. l'avevano fatto anche la sera precedente, quindi però quest'anno eravamo preparatissimi. Non lo so, comunque lo dissi anche l'altra volta, abbiamo saputo chi è stato, che era. Sì, no, Però, vabbè, lasciamo sì, stare. dai. Comunque, ecco, è stato veramente un grande spettacolo, direi Allora, così, peccato grande che risultato. La c'era nebbia. la nebbia, e se in alto non c'era, però ecco, sicuramente speriamo che una volta sia senza Eh nebbia. sì, Però. questa gara qui, ecco, qui siamo proprio al limite della nebbia e il sole. E qui siamo sul castello, Poi sì. non so se le immagini ancora andranno a Sono vedere in un pochino alto. di sole, perché effettivamente è stato uno spettacolo nella parte clou della, Di diciamo, Lignano, della parte di Lignano manifestazione, lassù. dove veramente il sole ha dato spettacolo a tutti, insomma, ecco, agli atleti, a Cioè, tutto, a andando tutta. lassù non c'è bisogno neanche di essere vestiti così, capito? Basta andare sopra il sole, basta andare alla canottiera Era proprio e anche una capito? giornata calda, era. Ecco, che intanto vediamo proprio ancora che sta cercando questo sole di avvicinarsi, ma stenta, diciamo ancora a uscire prepotentemente fuori. Ecco, qui Certo. siamo proprio invece su in cima a Lignano, e che grande spettacolo, vedete il mare Qui sì, quasi qui è intorno lì bello. con quella nebbia È che fatica arrivare lassù, però però dopo una volta arrivato, sì. viene ripagato da questo immagine, questo spettacolo che poi hanno tutti i vari concorrenti, quindi sicuramente grande gioia anche da un punto di vista mentale, diciamo che sentiamo la Thomas Huhn, che è stata poi la protagonista di questa gara. Ecco, qui torniamo un pochino nella parte bassa, direi, per quanto riguarda questa
questo Memorial Gabriele Annetti Comunque Trail di Lignano che è molto l'anno prossimo spettacolare. sicuramente, cioè, il problema è che ci vogliono 6 o 7 telecamere, ci vorrebbero. E poi quello che li monta, che abbia la pazienza di montare, però ecco, sarebbe bellissimo poter Poterle far vedere da tutte le vedere. parti, sì. Sì. E qui vediamo l'arrivo, chiaramente sempre con l'ombra, quindi il freddo, fra l'altro. E quindi Bannuccini Francesco che vince la gara, quella più breve, chiaramente, e poi quella più lunga invece Tartarini. Intanto qui siamo passati all'ultima gara, diciamo, che vi proponiamo in questa annata di corsa 2017 con la Maratona Città d'Arezzo. Direi che è stato un grande spettacolo, Moreno, al di là, diciamo, di chi l'abbia organizzato o meno, ma sicuramente Arezzo ha vissuto una giornata fantastica da un punto di vista proprio della Dei partecipazione, della colori, presenza, dei sì, colori, ma cioè. soprattutto dell'entusiasmo che ormai gira intorno a questa manifestazione. Cioè è diventato veramente un appuntamento fisso Ma si anche da vede quelli più quasi strani. dalle Sì. iscrizioni, che l'ultima, cioè, non sanno le regole, non sanno niente, e vengono tutti gli ultimi 10 giorni a fare l'iscrizione, no? E Sì, dice, sì, guarda, sì. non Quindi puoi correre, allora fai così. Però ci ecco, siamo anche là, attivati molto, ecco, in questo aspetto qui siamo questa qui la riusciti. vogliono fare tutti, Tutti, anche proprio chi sì. non ha mai Sì, corso. è una specie di appuntamento che ormai è diventato fisso, ecco perché anche noi cercheremo di pubblicizzarlo l'anno prossimo, addirittura un mese e mezzo, 2 mesi prima, con una cartellonistica, con qualche cosa, in modo da permettere anche a quelli più, diciamo, ignoranti nel campo di poter partecipare a pieno regime con tutte le caratteristiche che vogliono, perché a tutti gli piace fare la gara, giungere in fondo, fare la 21 km, essere partecipi, insomma, ecco, poi la presenza delle scuole è importante, insomma, ecco, siamo riusciti addirittura anche a dare alle scuole, pensate, circa 4.000 euro alle scuole per quanto riguarda l'acquisto dei defibrillatori, e questo ci fa estremamente piacere perché vuol dire che è un motivo come un altro, diciamo, di fare solidarietà. Ecco, quindi la maratonina Città d'Arezzo può essere un mezzo per poter raggiungere certi obiettivi. Questo ci fa estremamente piacere. Sì, che poi se il comune ce lo permette, potremmo cambiare di nuovo il percorso e cercare di farlo come Ecco. vogliamo noi per fare un percorso veloce. Ecco, fra l'altro dobbiamo dire anche che è stata quest'anno la mezza maratona più veloce d'Italia per quanto riguarda i primi 5 atleti. Quindi nella classifica della categoria A delle migliori mezze maratone svoltesi in Italia è quella che ha raggiunto il miglior risultato tecnico complessivamente. Non è stato il migliore da un punto di vista singolo. E poi qui abbiamo avuto Stefano Rosa che ci auguriamo possa essere presente proprio il 16 di dicembre a Policiano in occasione della festa del podismo. Quindi sarebbe veramente una ciliegina sulla torta che ci farebbe onore, anche perché è stato un personaggio che ha sempre dato tanto ad Arezzo ed è riuscito sempre a dimostrare le sue capacità nella città aretina. Quindi a noi ci fa estremamente piacere. Queste sono immagini importanti che ovviamente completano un anno di corsa, Moreno, difficile, impegnativo, che Sì. però dà, ecco, quando vediamo uno spettacolo in questa maniera, dà la possibilità di poter proseguire No, per perché altri anni. cioè, non è facile organizzare eventi come questi. Quando la corsa paesana è molto più facile. Questa, cioè, non è che non la improvvisi, la devi preparare da lontano, no? Da lontanissimo. Quindi. E direi con queste immagini conclusive di questo soggetto che è soddisfatto, poteva fare veramente un risultato fra i primi al mondo, comunque ha fatto sempre un grandissimo risultato, il record della competizione, questo Baciare per 2 minuti, ci fa cioè, estremamente piacere. Quindi questa è forse la migliore, diciamo, offerta che viene data al sport aretino.